Sì, purtroppo non sono bastati 2 gol. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita con tante occasioni, però bisogna chiudere. Bisogna chiudere le partite perché qua in Italia, cioè, se non hai 2 gol di scatto, cioè, puoi sempre subire un gol come abbiamo subito noi oggi. Purtroppo alla fine abbiamo pareggiato. No, siamo stati tutti delusi dal risultato. Poi il mister è normale quando la squadra non vince che è nervoso. Siamo stati tutti nervosi. Non ci ha detto niente, ha detto che abbiamo fatto una bella partita, siamo stati sfortunati, adesso dobbiamo riposare e pensare alla partita con Juventus. Sì, non è facile perché tutte le squadre che arrivano a Firenze si chiudono dietro, contro 7-8 in 20 metri non è facile, cioè non si trovano gli spazi. Poi quando abbiamo fatto un gol loro si sono aperti un po' e poi abbiamo trovato più spazi e abbiamo fatto occasioni, sì. Poi con 2-1 attaccavano, c'erano ancora occasioni, poi dopo 2-2 sono tornati tutti dietro, poi io li capisco perché cioè, per loro un punto è tanto e alla fine non siamo riusciti a fare il terzo gol. Era un peccato perdere una partita del genere, come anche Novara, era un peccato perderla e soprattutto anche pareggiarla. Quindi secondo me tra Novara e Firenze ci mancano 2 punti. Noi per poter fare quel salto di qualità dobbiamo veramente fare questo, fare la differenza anche in trasferta. Noi ci stiamo provando, ci stiamo arrivando piano piano, adesso Novara, adesso c'è un'altra trasferta, magari a Roma facciamo questo salto, chissà. Sì, proviamo sempre ovviamente, noi abbiamo anche delle caratteristiche importanti, fisicità, abbiamo altezza, abbiamo gente che può risolvere. Oggi ormai si risolvono, si vincono le partite, si perdono lì. La gente ormai tutti quanti tatticamente sono perfetti in Italia, quindi è difficile tirare in porta. Anche da noi, se guardate la partita di oggi, per fare 2 gol hanno dovuto fare 2 euro gol, uno di punta dal limite e uno a giro sul secondo palo. Quindi è difficile entrare nelle difese. Le palle inattive dovrebbero essere studiate di più e credere di più in questo. No, i tifosi sicuramente ci staranno vicini come hanno sempre fatto. Se fischiano perché col Catania non si è vinto è da comprendere, a me spiace perché un risultato positivo, una vittoria sicuramente ci avrebbe rilanciato anche in classifica, però è un capitolo chiuso. Adesso noi fortunatamente fra 3 giorni rigiochiamo, quindi l'entusiasmo deve essere a mille, nostro, e far sì che questo trascini anche il pubblico. Oggi sono andato vicino, sono stato un po' sfortunato, però non avessi, cioè, non, già non faccio mai gol, ma se non dovessi continuare a farlo e la squadra vince, a me non mi interessa. Io sono contento se la squadra vince e va bene, quindi non è una cosa così determinante, almeno per me a livello personale. Ero lì, però c'era il mio procuratore che stava a parlare con la gente della Fiorentina. Quindi io mi sono, ogni volta che si apre il mercato, cerco di rimanere un po' fuori per stare tranquillo e non pensare tanto. Però sicuramente se io faccio bene la squadra arriva e questa è una grande squadra. Tu hai avuto come allenatore Sinisa Mihajlovic, avrai sentito i fischi della gente. Perché merita fiducia un allenatore come Mihajlovic, che credo tu debba ringraziarlo perché insomma ti ha recuperato e ti ha dato grande fiducia? Io quello che ti posso dire è che lui è un grande mister e poi al di là di come è come persona, come è stato con me, ha la qualità per buttare fuori la qualità di questo organico. È forte, penso che prima o poi esce.